Una testimonianza direttamente da Monaco con un'italiana che era lì vicino dove è successo tutto, è Diletta Rizzo, dovremmo essere in collegamento con lei. Diletta, mi sente? Salve. Ecco, buonasera. Ci racconta, insomma, cos'è successo? Lei era nei paraggi, insomma, quando è successo il fatto, o no? Allora, noi eravamo in centro, Sì. abbiamo ricevuto una telefonata dall'Italia e dal padre di una mia amica che è qui con me e ci ha detto di questa sparatoria e subito siamo andati a prendere la metro e c'era molta confusione, c'era gente che correva, che scappava e quindi già. Avendo saputo questa notizia e vedendo tutte queste persone ci siamo spaventati ovviamente. E avevate Però siamo pranzato riusciti a prendere. nel centro commerciale lì vicino, cioè a pochi passi, insomma, dal centro commerciale dove è successo poi? No, eravamo passati, pranzo oggi nel centro commerciale dove c'è stato il voto che poi è stato smentito. Ecco, ma adesso che clima si respira lì dove vi trovate? Insomma, c'è aria di mobilitazione, ovviamente, insomma, no? Allora, ovviamente è tutto blindato, ci hanno bloccato tutti i trasporti, noi abbiamo preso la metro per poco, siamo arrivati proprio per un pelo a prendere la metro, e hanno bloccato tutti i mezzi, c'è molta polizia, ambulanze che passano qui vicino, comunque li sentiamo, li vediamo, E quindi tanta e paura, più che no? altro sì, ovviamente sì, speriamo che comunque non chiudano l'aeroporto perché domani dovremmo tornare, speriamo almeno che ci facciano partire, ecco. Grazie per la sua testimonianza, Diletta Grazie a Rizzo. voi.